Direttore, il senso profondo di questo open day al cementificio di Cagnano Amiterno, che poi è replicabile in tutti gli stabilimenti Talsacci d'Italia? Sì, noi siamo partiti per esempio quest'anno a fare questa attività anche allargandola agli stabilimenti Sacci, perché per i talcementi è una consuetudine fare questo tipo di attività, e quest'anno siamo già al quinto appuntamento. Abbiamo già fatto due open day in due stabilimenti del gruppo allargato. Il primo è stato a Taverno La Bergamasca prima dell'estate, il secondo è qui Cagnano Amiterno, e nel corso del 2019 sicuramente apriremo le porte anche a tutti gli altri stabilimenti del perimetro allargato. Quindi non è una novità per il gruppo Italcementi fare questo tipo di attività, perché crediamo nella opportunità di far vedere quello che succede all'interno di un impianto che produce cemento. Ecco, il messaggio che deve arrivare soprattutto ai più giovani che oggi hanno riempito questo stabilimento qual è? Siamo veramente orgogliosi oggi, quasi alla conclusione di questa giornata, di dire che abbiamo avuto una grande affluenza soprattutto di famiglie e giovani, quindi che è poi il futuro del nostro paese. Penso che lo stabilimento di Cagnano possa rappresentare una opportunità importante per tutto il territorio, e soprattutto siamo rimasti colpiti dall'interessamento soprattutto delle giovani generazioni, soprattutto degli istituti superiori, a come vengono affrontati non soltanto i temi legati alla produzione del cemento, ma anche il tema di ambiente in termini di sostenibilità in generale. Credo che questo rapporto anche con le scuole possa e debba continuare al di là di queste occasioni che sono estemporanee di tipo annuale. Riteniamo che questo tipo di attività possa e debba essere sviluppata in maniera continuativa. Questo confronto di oggi è servito anche a far capire ai cittadini cosa davvero accade in questo cementificio storico di Cagnano, che insomma ha rappresentato tanto per questa alta valle della Terno e continua a rappresentarlo, ma che ha dato adito a numerose polemiche nei mesi scorsi. Sì. Un giorno importante in quanto è un giorno per l'informazione e di trasparenza, è un modo per tutti vedere la realtà di questo territorio. E per noi è veramente importante che tutti i cittadini conoscano la realtà industriale. Ricordiamoci che qua è un cementificio, quindi la produzione è di cemento, e quello che è stato magari nei mesi scorsi un po' detto su condizioni diverse ha generato molta confusione. Quindi noi abbiamo un cementificio che lo Stato decise di realizzare già negli anni 30 e poi negli anni 70 ha avuto il primo ampliamento. Quindi su questo oggi noi pensiamo importante questa apertura, l'open day a tutti, e spero che nel tempo ci sia sempre la vicinanza della popolazione e dell'azienda, soprattutto perché al centro deve esserci la sicurezza dei luoghi di lavoro e la sicurezza delle popolazioni. E il comune mette una sorta di sigillo perché sta lì a verificare, no? Fa da controllore e non solo verifica le emissioni ma addirittura le pubblica, diceva prima, pubblica gli esiti. Il controllo della cementeria quale realtà industriale fa capo alla Regione Abruzzo attraverso l'ARTA, quindi è la società che controlla per legge. Noi siamo attenti alla pubblicazione anche di tutto ciò che è relativo alle misurazioni e siamo in procinto di sottoscrivere il contratto aggiuntivo per i monitoraggi oltre a quello necessario per la cementeria. Abbiamo definito già gli aspetti di questo contratto, li abbiamo definiti già nel mese di maggio, solo che gli aspetti contrattuali degli uffici amministrativi li stanno concludendo in questi giorni, quindi mi auguro che partano anche cose aggiuntive. Fino ad ora comunque dati assolutamente confortanti. I dati sono quelli li trovati sul nostro sito, perché noi da quando è già da un anno che abbiamo pubblicato, proprio perché tutti possano leggerli, sono dei dati dove le emissioni sono all'interno del range necessario e ammissibile per legge per l'esercizio di questa attività. Direttore, questo stabilimento ha vissuto momenti critici nel rapporto con il territorio e anche sui livelli occupazionali. Oggi tutte le fasi critiche sono superate? Sì, io ritengo di sì, anche perché siamo in una fase di sviluppo e di crescita nel territorio. Abbiamo investito in questo stabilimento proprio con questo obiettivo, perché siamo fiduciosi sul futuro. Poi la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, però l'obiettivo è questo.
Ecco, l'Open Day di oggi serve, è servito anche a far vedere quello che è il CSS e a far star tranquilli tutti dal punto di vista del rispetto ambientale? Ma l'Open Day di oggi è servito soprattutto ad aprire la fabbrica e lo stabilimento per dimostrare che non abbiamo nulla da nascondere. Nel nostro stabilimento utilizziamo anche il CSS, che è uno dei componenti che ci serve per fare un prodotto di qualità. Quindi a maggior ragione si è potuto notare che non c'è nulla di particolare, è un prodotto come tutti gli altri che viene gestito opportunamente secondo quelli che sono i rispetti di legge e tutti i limiti previsti. Che cosa si può dire sulla sicurezza di questo stabilimento di Gagnano Amiterno dal punto di vista dei lavoratori ma anche di coloro che vi transitano? Allora, per la nostra azienda la sicurezza è un valore fondamentale. Già da anni siamo impegnati nella riduzione degli infortuni. Abbiamo iniziato nel 2000 e in 18 anni siamo riusciti ad abbattere del 95% il nostro indice di frequenza e quindi i nostri infortuni. Le cose sono cominciate a cambiare nel momento in cui abbiamo messo al centro l'uomo. Ovviamente la legge è importante, la condizione è necessaria, ma non è sufficiente. Bisogna lavorare proprio sulla cultura della sicurezza, bisogna mettere al centro i comportamenti delle persone. Nella giornata di oggi qui al cementificio di Gagnano Amiterno c'è anche la presentazione di questa innovativa formulazione di calcestruzzo che vediamo al nostro fianco. Sì, è un calcestruzzo innovativo che nasce dalla ricerca di Italcementi, dei nostri laboratori. È un calcestruzzo drenante estremamente compatibile perché ha una superficie aperta e che quindi può essere impiegato nelle territori, anche in zone protette come parchi nazionali, riserve naturali. Qual è la caratteristica principale? La caratteristica è la capacità di drenare quantità d'acqua in misura consistente e quindi prevenire i distaccamenti del terreno nelle zone alluvionali ma anche nelle piste ciclabili, perché come potete vedere nel momento in cui viene bloccata l'erogazione dell'acqua c'è assolutamente permea l'acqua e quindi va in falda, può andare o direttamente in falda oppure se sotto poniamo una superficie chiusa come una pavimentazione industriale attraverso dei canali di raccolta può essere poi convogliata in serbatoi. L'importanza di questa giornata è anche per comunicare all'esterno come la filiera del rispetto ambientale sia rispettata. Assolutamente, noi con questa giornata di trasparenza vogliamo portare la cittadinanza alla conoscenza di questa realtà di cementificio, che ovviamente opera nel pieno rispetto di quello che è la normativa ambientale prevista dall'Europa e declinata poi a livello nazionale e locale. E ci sono delle certificazioni che garantiscono tutto, no? Dall'arrivo del CSS fino alle emissioni. Sì, il CSS è prodotto a partire dai rifiuti a valle della raccolta differenziata secondo una filiera di operatori che opera rigorosa, che opera nel rispetto di tutte le normative applicabili. Noi ci teniamo in particolare che i nostri partner, i nostri fornitori siano eticamente, siano di competenza acquisita, comprovata per poter garantire un'assoluta tranquillità sia per i lavoratori interni che per l'ambiente circostante.